del killer di Pierina che si allontanerebbe da Via del Ciclamino e che si dirigerebbe verso i cassonetti dei rifiuti. È la ricostruzione su cui si stanno concentrando le indagini degli agenti della polizia che da oltre 2 mesi stanno cercando di dare un volto e un nome all'assassino della testimone di Geova. Le possibili vie di fuga utilizzate dall'assassino di Pierina quella notte del 3 ottobre scorso, una prima attraverso la rampa esterna del garage. Nel tragitto l'aggressore entrerebbe nel raggio di copertura della telecamera della farmacia, si intravederebbe infatti una figura maschile con in mano qualcosa, forse un sacchetto dei rifiuti. Seguendo fedelmente la ricostruzione compiuta dagli agenti della squadra mobile, il killer della 78enne avrebbe impiegato 1 minuto e 33 secondi per giungere davanti a questo cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Ma per abbandonare il luogo del delitto, il killer di Pierina potrebbe aver utilizzato un percorso decisamente più veloce, il portone d'ingresso che potrebbe aver raggiunto attraverso le scale o attraverso l'ascensore precedentemente bloccato. Utilizzando questa seconda via di fuga, il presunto aggressore di Pierina avrebbe impiegato 1 minuto e 7 secondi per giungere al punto segnalato dagli agenti di polizia. Da nostri accertamenti effettuati contattando la ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, abbiamo scoperto che i cassonetti si possono aprire solo utilizzando una tessera magnetica, la cosiddetta carta smeraldo. Si tratta di una scheda individuale nelle disponibilità dei residenti del complesso edilizio. All'interno di ogni cassonetto c'è un dispositivo telematico che registra i dati di accesso. In virtù dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dalla polizia, l'ipotesi è che gli inquirenti abbiano richiesto l'elenco dei conferimenti nel giorno o nei giorni immediatamente successivi al delitto della pensionata.